Civil Week 2024, siamo a Cassina de' Pecchi in compagnia di Roberto Guzzi, presidente del coordinamento di rete Macramè. Cosa avete organizzato oggi per la Civil Week e cosa vi aspettate da questa Civil Week? Allora, per la Civil Week abbiamo organizzato una festa perché Macramè è il coordinamento di 10 cooperative sociali che si occupano principalmente di disabilità, ma non solo, e abbiamo pensato che era l'occasione, è la prima volta che Macramè riesce a organizzare una festa di tutte e 10 le cooperative. L'occasione era la Civil Week perché tutti singolarmente abbiamo anche negli anni precedenti, dall'inizio, partecipato alla Civil Week. Essere qua tutti insieme oggi è bellissimo. Le attività sono su tutta la giornata, in realtà sono partiti anche nei giorni scorsi alcuni laboratori, adesso arriva una biciclettata di 100, dicono di quasi 200 persone, con mezzi anche diversi, rickshaw, doppi tricicli eccetera eccetera, per favorire anche le persone con maggiori difficoltà motorie. Dopodiché nel pomeriggio ci saranno una serie di laboratori per bambini ma anche per adulti. Nel tardo pomeriggio premieremo il simposio degli scultori che per tutta la settimana ha intagliato legno con le sculture che sono qui presenti, se magari dopo le volete far vedere. E dopo ci sarà una degustazione di birra, di vino, perché nel circuito delle cooperative ci sono anche dei produttori di vino e di birra. E poi andremo con dei concerti stasera di musica. Ci sono due gruppi, uno più rock che si chiama Musiva e uno invece più classico che si chiama Eucolia, che prevedono anche la partecipazione di persone con disabilità che suoneranno con noi. Quindi l'inclusione, la cooperazione e la partecipazione di tutti insieme. Allora, noi ormai non parliamo più di inclusione, ma parliamo di condivisione delle differenze. In realtà siamo a questo livello, cioè questa è una festa aperta a tutti. Ognuno con la sua differenza, con la sua particolarità, viene e partecipa per quel che può e per quel che è la sua capacità. Questo è l'obiettivo di Macramè, cioè 10 cooperative che mettono a disposizione tutte le possibilità migliori che hanno nelle loro strutture, piuttosto che nelle loro attività. Qui vedete le migliori attività delle cooperative, in realtà gli stand raccontano questa cosa. Buona festa e buona Civil Week, allora. Grazie mille, grazie a voi.